E bella a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video, sono il vostro mister ed oggi ci troviamo qua su FIFA per continuare la nostra carriera, ovviamente con la Fiorentina. Quindi andiamo subito avanti con il calendario. Beh, a parte tutti gli allenamenti, resoconti mensili, squadra primavera, eccetera, oggi vi ricordo che andremo a giocare 3 partite e a simularne una. Così almeno ci togliamo di mezzo tutto il mese di dicembre e nel prossimo episodio facciamo il calciomercato. Sicuramente giocheremo con la Lazio, ci mancherebbe altro. Anche perché non sono tra le prime 6, però comunque insomma credo siano partiti piuttosto bene in campionato. Almeno top 10 mi sembrava di sì. E infatti sono settimi, appunto. No, no, andiamo, andiamo. Subito, carichi, gestione. La nostra formazione sarà questa qua e andiamo. Signori, e dunque, eccoci qua dall'Olimpico di Roma per Lazio-Fiorentina. Un bel Benvenuti diluvio amiche ed amici che avete in quel scelto di Fiorentina Roma. Tribune oggi per questa Sarà una competizione partita di non Serie semplicissima, A. comunque andiamo ad Giocatori affrontare un del Tribune, avversario tosto Riccardo Pioli, con ecco qui, un grosso sicuramente applauso a ottimi Fiorentina giocatori per tra le proprie Lazio. fila e soprattutto una squadra ambiziosa Lazio che scende che in campo con punterà questi 11. sicuramente a far classifica, pertanto dovremo cercare di impegnarci al massimo, di imporre il nostro gioco e si spera di portare a casa i 3 punti. Riccardo Goulart che parte in avanti, Riccardo rientra sul destro, attenzione al pallone giocato all'indietro da Lucas Leiva, subito la Font da Kwame a Bonaventura e da Bonaventura a Daniel James sul filo del fuorigioco, è passato, incrocia la parata a Kwame, tapping vincente e 1-0 per la nostra Fiorentina, Christian Kwame ci porta quindi in vantaggio al 19° minuto se non ho visto male. Buona partenza da parte della nostra squadra, abbiamo subito bene i primi assalti della Lazio, abbiamo saputo resistere. E alla nostra prima vera occasione abbiamo anche saputo fare male. Per il momento ancora Castrovilli, ora manda Iwobi, gran palla a trovare ancora Mauro Icardi che prepara la sventola, sul quale si impone Stracoscia. Da Vidalaba per il cross in zona, Kwame, bel colpo di testa, impatta bene Christian, un po' fuori misura. Scambia con Castrovilli, parte Sama Kwame, scusate, buono Castrovilli, aiuto! Daniel James! Da un casino totale a Daniel James! 2-0 al 44esimo. Bella azione. Bella azione e veramente grande, grande palla. Se non mi sbaglio, di Castrovilli. Esattamente, di Castrovilli per Daniel James. È un bello scavetto a saltare più o meno un paio di difensori. Poi molto bravo anche il nostro esterno. Tiro al volo, non semplicissimo. Ma ben impattato, ben direzionato alle spalle di Stracoscia, appunto per il doppio vantaggio. Icardi scambia con Castrovilli che accende il motore, se l'allunga ancora di più in avanti. E il Castro, fenomenale, rientra, prova a piazzarlo. Peccato, di poco larga. Ancora Samaseku a trovare Kwame e ha visto partire sul filo del fuorigioco anche stavolta. Iwobi col mancino, Stracoscia stavolta c'è. Manda in avanti Daniel James, tutto dall'altra parte poi per Pulgar. Pulgar la tiene sul destro. Pulgar ancora, infiltrante per Daniel James. Stavolta è un'altra occasione ghiottissima con Daniel James che spara la bomba. Ma Stracoscia la mette fuori. Colpo di testa ancora, Kwame per Icardi. Icardi di tacco, pallone per Kwame, mancino dal limite, ho voluto esagerare. Signori, e dunque finisce qua la partita, Lazio 0, Fiorentina 2. Ci è bastato il primo tempo, nel secondo abbiamo comunque sia continuato a lottare, a martellare, non abbiamo trovato ulteriori gol, ma tanto ci bastava decisamente il 2-0 del primo tempo, evento più unico che raro, porta inviolata. Meglio di così non si può. Abbiamo giocato bene, perché c'è da dire che era una Lazio, diciamo, senza infamia, ma con molte poche lodi. Mettiamola così. Hanno perso tanto. Hanno perso troppo. Milinkovic è immobile. Senza la Lazio ne risente parecchio. No, e non li hanno rimpiazzati con niente di che. Davanti a John con Moriki, Caicedo, insomma, si fa fatica. Infatti, si è visto. Ci hanno fatto uno. E quindi non era particolarmente complicata come sfida. Però, insomma, comunque, giocavamo in trasferta. È sempre la Lazio, voglio dire.
Ci siamo comportati bene. Ribéry vorrebbe giocare contro lo Sporting. Ora vediamo. Tanto, ragazzi, noi ipoteticamente. Noi più che ipoteticamente, noi siamo già passati. Forse se c'è proprio una partita da simulare è proprio questa. Tanto che ci frega. Siamo matematicamente ai sedicesimi. Vincere o non vincere non ci cambia assolutamente niente. Simuliamo questo e ci giochiamo il campionato. Vai, è più importante e che sta indirizzando su una strada, cioè non completata, però molto combattuta. Quindi preferisco davvero simulare qua. Mettiamo anche un po' di seconde linee. Tanto la partita, sì, ho detto, cioè se la vinciamo meglio, ma se non la vinciamo pazienza. Allora, sicuramente voglio mettere, vabbè, Romero. Poi Rosa ha giocato, Todibo lo facciamo giocare, togliamo Alaba, facciamo riposare assolutamente, tanto ci fa comodo. Facciamo giocare Seppia al posto di Nacho, Milenkovic capitano, lo mettiamo anche centrale, sì, perfetto. Poi facciamo giocare ovviamente Lucas Vasquez a destra, a sinistra Gray, anzi, poi in panchina ci mettiamo anche Dembélé al posto di Iwobi. Bene, mettiamo Vlahovic al posto di Hardy, mettiamo King al posto di Kwame, mettiamo, ora ci arrivo, Ribéry in panchina e lo cambiamo con King, tanto King gioca, quindi non c'ha problemi, scaliamolo indietro, se no Porino c'ha ragione, si incazza come un assassino, e non ci resta altro che mettere in campo anche Benassi al posto di Jack. Gagliardini tanto gioca, mettiamo Pulgar tanto per al posto di Samaseku e il Castro lo facciamo giocare, vai. E quindi, simulazione veloce, rumba di sicuro. No, in realtà pareggiamo anche 2 a 2. Hai detto poco. Bene, ah vabbè, giochiamo non 10, ora si spiega tutto. Andiamoci a leggere queste due email. Premio torneo di 5.580.000 euro per l'Europa League. Molto bene. Ribéry, ringrazio per avermi dato ascolto e avermi mandato in campo. Prestazione autorevole, diciamo. A parte si è anche fatto gol, bene. Per curiosità, voglio soltanto capire se abbiamo chiuso il girone al primo o al secondo posto. Forse primi, perché abbiamo fatto 2 gol in trasferta contro lo Sporting. E infatti, meglio, ragazzi. Perfetto. Ci va benissimo così. Dopo facciamo un'analisi veloce del girone di Champions e di Europa League. Voglio vedere chi ci può capitare. A parte tanto poi ci fanno i sorteggi adesso, quindi bella. Lo vediamo molto presto, credo. E qui la situazione è che non c'è nessuno da prendere. Bene, meglio. Bene. E testa quindi all'Atalanta. Sì, giochiamola perché non mi fido. Non mi posso fidare. Guarda, è squadra Shannon. Non sanno nemmeno loro come fanno essere laggiù sotto in classifica. Guardate, voglio proprio scendere in campo con tutti i titolari. Non l'ho nemmeno toccata la formazione. Andiamo. Qua per Atalanta-Fiorentina. Partita già spiegata. Insomma, ragazzi, non mi fido particolarmente dell'Atalanta. Non sono sicuramente in un periodo felice. Non stanno andando benissimo. Sono attualmente quindicesimi in classifica. Però la formazione ce l'hanno importante. Hanno tanti giocatori di primo piano, non so come mai siano così in basso in classifica, magari hanno avuto problemi con alcuni giocatori, sicuramente infortuni e cose del genere, perché è inspiegabile, hanno mantenuto più o meno tutti i giocatori forti, quindi boh, strano, comunque sia, noi cercheremo di fare del nostro meglio e partiamo. Ma seguo in avanti da Kwame, lo scambio corto con Bonaventura, il pallone che filtra per El Castro, sportiello in 2 tentativi, non riesce a trovare il nostro vantaggio, peccato, bella occasione. Deron contro Daniel James, il pallone va dietro da Froiler larga per Robin Gosens, ancora Miranchuk al tiro, il palo esterno ci salva. Forte pressing su Robin Gosens. Non molla Bonaventura, va via, pallone giocato nel mezzo, ancora un errore per l'Atalanta. Stanno giocando veramente, veramente bene. Bisogna resistere a questo assedio. Azione infinita, interminabile da parte dell'Atalanta. Costa, Duvan, penso sia regolare, purtroppo sì. Purtroppo sì, e arriva alla fine il gol dell'Atalanta. 1-0, Duvanone Zapata la sblocca.
per i suoi. Bella azione da parte dell'Atalanta, aveva tanto tanto spazio il pallone. Non ci tiriamo giù però, dai, ancora la partita è lunga. Palla per Atebur, torna da Miranchuk, ancora Duvan, Miranchuk, Deron, Deron per Duvan, Costa, allunga il piede Milenkovic e ci lascia scoperti. Ed è 2-0, raddoppia l'Atalanta con il gol di Diego Costa. Ci sta. Purtroppo ci sta, molto bravo il bomberone dell'Atalanta. Sposta sul mancino Cristian Kwame, vuole Mauro Icardi, lo trova, Icardi la tiene, ancora Samaseku, subito Bonaventura, Bonaventura va in avanti, Bonaventura prova a sfondare fino in fondo, sfrutta Daniel James che ha più spazio, Daniel prova a mettere un cross disperato, Bonaventura si segna, ma in fuorigioco, è difficile. Iwobi si accentra, da King, la sposta sul destro in maniera troppo lenta, ma si smarca, incrocia Icardi il tap-in vincente. Non siamo finiti, non siamo finiti, c'è speranza ragazzi, non molliamo, non molliamo perché stiamo ingranando. È il 71esimo, ma stiamo ingranando, non c'è tantissimo tempo, ma ci vuole questa intensità, è l'unico modo. Purtroppo signore è partito un lancio pazzesco all'indirizzo di Campbell, che lotta contro Nacho, Campbell sfonda, la deviazione, il Papu Gomez la chiude, la chiude il Papu. Niente, non c'è stato niente da fare, eravamo troppo spinti in avanti per cercare il pareggio. Alla fine, primo contropiede serio dell'Atalanta, con questa grande palla lanciata su per Campbell, Campbell, insomma, come la vogliamo chiamare, e ci hanno punito, detto che erano pericolosi. A velocità King, a velocità e grande piede per cercare Demarai Gray, pallone perfetto, Gray in area, il tiro di Demarai Gray, non è finita, non è finita, 86esimo minuto sul cronometro, Demarai Gray trova il 3-2, veramente una grandissima azione la nostra, recuperiamo una grandissima palla con Iwobi, che cerca subito King, vede partire Demarai Gray, che trova la porta. Non è finita, 4 minuti più recupero per le nostre speranze. Rosso è un fenomeno, Gray, no! No! E purtroppo invece, signori, è finita la partita. Atalanta 3, Fiorentina 2. L'ho detto che erano pericolosi, mi puzzava troppo la squadra, erano tutti titolari, tutti forti. E infatti ci hanno messo sotto. Hanno dominato loro la partita, l'hanno giustamente portata a casa. Abbiamo reagito, perché abbiamo saputo reagire e abbiamo cercato di resistere il più possibile, ma non c'è stato niente da fare. E purtroppo ci ha superato anche la Roma in classifica, quindi caliamo momentaneamente alla terza posizione in campionato. Juventus sempre più inarrestabile, punteggio pieno, 16 vittorie in 16 partite, veramente un qualcosa di atomico stanno creando i bianconeri in campionato. Comunque andiamo verso l'ultimo match di oggi, quello che ci vedrà affrontare il Cagliari. Voglio giocare anche questa ragazzi, perché bisogna ripartire, bisogna ripartire. C'erano sorteggi di Europa League. A questo punto guardiamo direttamente tutto dopo. Poi dovrò anche rinnovare i contratti, anzi lo faccio subito. Ok, ho rinnovato i contratti, tra l'altro abbassando tipo il contratto di Ribéry di tanto, perché Porino è calato e quindi si è accontentato di meno, alzando un po' Milenkovic, diminuendo leggermente anche Bonaventura. Comunque, gestione squadra per il match contro il Cagliari. Questa sarà quindi la nostra formazione per la partita e andiamo. E eccoci qua per Fiorentina-Cagliari, l'ultimo incontro di quest'oggi, l'ultimo incontro prima della nuova sessione di calcio mercato, non l'ultimo incontro della prima parte di stagione, perché questa è la 17esima giornata di campionato. Andiamo ad affrontare un avversario sicuramente non dei più forti, ma comunque con giocatori validi e che comunque insomma è partito discretamente bene in questa stagione. Pertanto servirà una delle nostre solite prestazioni importanti per cercare di superare i nostri avversari, ma sono convinto che ce la potremmo fare, quindi carichi, concentrati e partiamo. Despodov, Despodov subito a cercare Luvumbu, Luvumbu in fuga,
Todibo prova a chiudere, pallone che filtra per Despotov. La Font subito chiamato agli straordinari. Troppo visto tardi partire Daniel James. Pallone arriva a Pulgar, dall'altra parte si è mosso bene di Mari Gray. All'interno dell'area, Gray sposta e da lì non può sbaglia Re. E vabbè. E raccoglie il pallone, si gira e parte in avanti. Scambia con Mauro Icardi. Avanza col pallone Maurito. Vuole il tocco dietro dalle parti di Jack Bonaventura. Cragno la mette in angolo. Prova Alaba, che osserva la tesa dalle parti di Mauro Icardi, impatta bene di testa al pallone che termina fuori a fil di palo. Molto sfortunati in questo avvio con Gagliardini. Poi in avanti per Bonaventura, scappato alle spalle di due giocatori del Cagliari. Bonaventura punta in avanti, arriva all'interno dell'area. Jack, il tocco corto per Pulgar, il tiro murato ancora. E vabbè, non è possibile. Milenkovic legge bene e la Font la fa sua senza problemi. Ecco che siamo rovinati. Ecco che siamo rovinati. Io non ho parole. Io non ho veramente parole. Poi uno non si deve incazzare, ma ditemi voi. Vabbè. 1-0 per il Cagliari. Prova ad inventare qualcosa andando da Bonaventura. Bonaventura scambia con Danielito James. I suoi piedi che sono delle roncole. La tiene dal difensore. Bonaventura la alza alla perfezione per Demarai Gray, che si fa parare il tiro da cranio. Rogue. Ancora Nandez. Fuori di un niente. Torna a battere il Cagliari. Meno male, ci siamo salvati. E manda alla perfezione, non proprio alla perfezione, ma manda bene Daniel James. La tiene all'interno dell'area, torna nuovamente da Bonaventura. Tutto dall'altra parte è passato Demarai Gray e stavolta non perdona. Alla fine ce l'abbiamo fatta, non lo so io. Avremmo avuto almeno 6 o 7 occasioni nette per segnare. Alla fine una l'abbiamo sfruttata con Demarai Gray. Bene, 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 perché adesso abbiamo altri 24 minuti per vincerla, perché questa va vinta in tutti i modi. Pavoletti, la palla persa, tenuta da noi. Gagliardini bene per Icardi, subito quindi fa ripartire l'azione Maurito. Va da Kwame, parte ancora Daniel James, si è finalmente scatenato il gallese. Danielito sul secondo palo da Mauro. Madonna, madonna, che palla che gli aveva messo e che tiro che ha fatto Maurito, fuori di un niente. Castrovilli, la alza per Mauro, il pallone passa. Mauro in area, rientra sul destro, lo piazza e Mauro non sbaglia. E Mauro non sbaglia ed è Fiorentina 2 Cagliari 1. Andiamo in vantaggio al 77esimo minuto di gioco. Vantaggio direi ipermeritato da parte della nostra squadra. Castrovilli, da quando è entrato, ragazzi, la squadra comunque l'abbiamo completamente cambiata. Siamo completamente svoltati, ci serviva quella freschezza, quella velocità a centrocampo. Pulgar... è stata una scelta forse sbagliata per questa partita. Oh là là. 2-1 e ce la portiamo a casa in rimonta sul Cagliari. Tanta roba, tanta roba. Ce la siamo meritata, eh. Questa, ragazzi, ce la siamo veramente meritata. Abbiamo veramente dominato. Ha avuto le sue occasioni il Cagliari, assolutamente. Ma ce la siamo meritate noi, perché comunque il pallino del gioco è sempre stato in mano nostra. Più che altro proprio dal punto di vista numerico anche abbiamo dominato la partita. Andiamo avanti di un giorno, voglio vedere i risultati e la classifica aggiornata. Eccoci qua. Allora minchia, a parte che la Roma ha perso e siamo ritornati in seconda posizione a 38 punti. Ormai, ragazzi, il campionato è così. Nel senso, apro la classifica completa, è che la Juventus ha già vinto 17 vittorie in 17 partite, 47 gol fatti, 11 gol subiti. Anche dal punto di vista realizzativo sono nettamente superiori a noi. Cioè, non proprio nettamente, ne hanno fatti 6 in più di noi in 17 partite. Però proprio, cioè, sono d'un altro pianeta. Sono di tutt'altro livello. Non gli si può dire niente. Stanno facendo il loro campionato, hanno già vinto. Ok, bella. C'è il campionato che si gioca per la Champions League sostanzialmente. Noi lottiamo tranquillamente per questo secondo posto, insieme alla Roma, al Milan, all'Inter e al Napoli. E siamo noi cinque le squadre, insomma, che si punta
ha un piazzamento in Champions League. Da sotto ci sono le altre che magari lottano per l'Europa, ma insomma, credo che le favorite siano proprio queste che sono già davanti a questo punto. Bene, 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 bene. Così volevo vedere l'Europa League velocemente, non ci voglio stare un mese. Abbiamo. Che cazzo, fra tutte l'Ajax, oh, porco bove. Cioè, veramente. Ci sono, Spartak Villarreal, passa il Villarreal, Montpellier Gladbach dovrebbe passare il Gladbach, poi forse Wolfsburg è combattuta, lo Sporting è combattuta, Napoli, Lione, Porto, credo Monaco, Lille, noi di cuore, bella, Leipzig Arsenal è bellissima, anche Linz PSV non è male, Leicester, chiaramente, teoricamente il Marsiglia, il Dortmund. E l'Atalanta sono queste, secondo me, le favorite per passare il turno. Bene, comunque sarà una bella Europa League, sarà una bella fase finale, ci sono tante squadre interessanti dentro. E guardiamoci il calendario così ci rendiamo conto di come muoverci per il calciomercato. Madonna mia, quante cazzo di partite ci sono. Allora, sicuramente col Milan giochiamo, col Parma simuliamo, sono quasi. No, sono ultimi in classifica, quindi simuliamo. E l'Atalanta in Coppa Italia. Bah, vediamo, è la Coppa Italia, ragazzi, mi interessa il giusto. E finiremo il primo episodio del pro. Insomma, vabbè, arriveremo fino al 15. Poi dal 15 faremo un altro episodio nel quale giocheremo contro il Genoa. Ovviamente giocheremo contro la Juve. Col Bologna vedremo, insomma, tanto siamo a fine mercato, non lo so. Comunque, tocca separarle. Pensavo ci fossero molte meno partite, in realtà ce ne sono tante, quindi tocca giocare. Toh, ci fossero state un paio di partite, allora avrei fatto episodio unico e partite simulate. Ma in questo caso no, sono troppe partite, non ne posso simulare 6. Poi contro Milan, Juventus, Genoa, che sono tutte in posizioni alte di classifica. Non si può, non si può. Perciò, il video termina qua. Spero che vi sia piaciuto, così mi raccomando, come sempre, mettete mi piace, iscrivetevi, commentate, condividete, ditemi del microfono se vi va bene il settaggio e soprattutto consigliatemi giocatori per la campagna acquisti. Alla prossima, buona!